ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di 8 cose che il parrucchiere non deve fare. Vuole essere ovviamente non una critica, ma dei consigli. Però innanzitutto iscrivetevi al mio canale, attivate il campanello e lasciatemi un like se vi va. Sigla. Non facciamo tutti lo stesso colore, cioè molto spesso andiamo e facciamo il solito colore e no, basta, ma davvero, ma basta talmente poco unire una nuova nuance della nuova collezione di colore magari per ricreare un nuovo colore anche se è sempre il 7.3, ma se ci volevo mettere un pochettino di ramato irlandese per esempio gli darà una nuova luce anche se la cliente ha 80 anni, poretti, no? Ma perché dobbiamo fare sempre gli stessi colori? Cambiamo un po', diamogli la voglia di venire al parrucchiere e essere felice, no? Basta queste routine, queste zone comfort. Usciamo, rinnoviamo i capelli, anche se poco, il cambiamento sicuramente la renderà felice. Numero 2. Non ascoltare le esigenze del cliente. Non fate come volete. È importante ascoltare, non sentire quello che la cliente ha da dirci, perché ci aiuterà anche a noi a creare il risultato migliore. Quindi ascoltare le esigenze. Perché se non ascoltate, il risultato per voi potrebbe essere anche pazzesco, ma se a lei non piace, avete comunque toppato. Numero 3. Non dobbiamo sempre assecondare la cliente, dobbiamo farci rispettare perché siamo degli specialisti del capello. Molto spesso noto che c'è un po' di ignoranza e che il parrucchiere viene visto un po' come quello che non ha studiato o che comunque è lì perché sì, non ha una laurea e quindi si è trovato a fare un lavoro così. Ma non è assolutamente così. Uno, perché conosco parrucchieri con le lauree, e due, perché facciamo tantissimi corsi, accademie, studiamo tricologia, studiamo la chimica, cioè siamo davvero specializzati, quindi facciamoci rispettare come specialisti del capello. Numero 4. Non acquistare corsi a caso. Noi come salone lo abbiamo fatto per tanto tempo, ecco perché voglio darvi questo consiglio. Acquistare corsi è anche una grande spesa, quindi acquistiamoli seguendo e valutando cosa il salone ha bisogno. Siamo magari deboli sul taglio, acquistiamo un corso taglio. Siamo deboli sul colore, acquistiamo un corso colore. E poi a volte, ve lo devo dire, si scopre e si impara di più nella moda anche sfogliando magari una rivista di moda o magari facendo un bel viaggio e guardandovi attorno a già scoprirete che cosa è di moda. Io mi ricordo che andai nel 2010, così mi sembra, a Londra e erano già tutte le ragazze fighissime tagliate con questo taglio che poi ancora è di moda, che qui erano tutti rasati e sopra più lunghi. Cioè, io già guardandomi attorno avevo capito che quello andava di moda, perché la strada fa anche la moda, ok? Quindi acquistate corsi, ma appuntino su di voi, non qualsiasi, non vi fate imbrogliare da questi rappresentanti. Poi numero 5. Nel 2022, purtroppo o per fortuna, non lo so, comunque il parrucchiere non può fare solo i capelli, ma deve anche controllare i suoi dati. I dati intendo come va il negozio, quindi come va il salone, e sapendo e raccogliendo i nostri dati possiamo aggiustare il tiro se c'è bisogno, e quindi è importantissimo soprattutto in questi anni di pandemia, quindi consiglio a tutti un bel gestionale. Poi 6. Apparire trascurati, cioè noi vendiamo bellezza, ragazzi, quindi è il nostro biglietto da visita. Se già ci facciamo vedere trascurate noi, figuriamoci, cioè comunque vendendo bellezza dobbiamo rimanere un po' precise e curate. Diciamo che è anche un po' simbolo di professionalità, non credete? Numero 7. Non accompagnare al cambio look creerà alla cliente uno stato d'animo molto di tensione e di ansia. Quindi io consiglio, se volete stravolgere la cliente, di accompagnarla con molta cura in questo cambio, quindi fategli capire davvero che cosa farete, che quale sarà il risultato, come potrà gestire questo nuovo look, come potrà mantenerlo più a lungo. Cercate di tranquillizzarla, perché il cambiamento per tutti
uscire dalla zona comfort è comunque sinonimo di paura, quindi cercate di accompagnarla e essere chiari anche sul prezzo, è molto importante. E poi come ultima cosa, ma questo credo che è un po' superfluo, però così lo dico uguale, non me la, cioè la cliente non la sporchiamo fino a qui con la tinta alle sopracciglia, se ne va dall'esterista. Quando tagliamo i capelli, chiudiamola bene, non la facciamo, non li facciamo arrivare i capelli giù dalle zone intime, o comunque stiamo un po' attenti a non tirare i capelli. Quando stiamo al lavatesta, se mettiamo un buon trattamento, possiamo anche non strecciarli con un pettine, ma utilizzare le mani e massaggiare i capelli. Dovete un po' trattarli come se sono i vostri. Questi sono solo consigli, mi raccomando, se ne avete voi per me o per me ne è sfuggito qualcuno, lasciatemi qualche commento. Se conoscete qualche parrucchiere che fa qualche errore, magari commentate. Vi aspetto anche sui miei social, mi raccomando, sia Facebook che Instagram, vi lascio tutto in info box. Un bacione a tutte e al prossimo video.